Happy San Valentino a tutti i miei iscritti. Quest'anno purtroppo non potremo tutti quanti passare San Valentino insieme ai nostri cari, perché Covid. Io stesso non potrò passare San Valentino insieme al mio ragazzo, perché siamo in due regioni diverse, quindi Covid. Ma ho pensato che avrei potuto passare questo splendido San Valentino insieme al mio gatto Mao, soprannominato Kate. Mao, tu mi ami, Mao. Son of a bitch. Mao, Mao. Mi sono reso conto che praticamente sono allergico. Cioè, è una cosa che sapevo. Io sono allergico ai gatti. Però comunque amo il mio gatto. Solo che se ci sto troppo vicino potrei morire. E infatti prima lo stavo coccolando e ho tipo avuto una reazione allergica. Oh, Mao, sei proprio un bravo gattino. Sono dovuto andare in farmacia perché non avevo l'antistaminico. Mao! Praticamente Mao è stato trovato dal ragazzo di mia sorella, un piccolo trovatello, e ce l'ha portato. Ed era una pallina di pelo così minuscolo. È diventato ingordo ed è ingrassato. Quindi adesso è a dieta, anche se non approva proprio questa cosa. Quindi c'è un rapporto un pochino altalenante. Ma comunque, cioè, voglio dire, dorme tutto il giorno e poi la notte impazzisce, diventa una iena e salta addosso e cerca di ucciderci. Saluta la telecamera. Questo sarà il nostro Mao Valentino. Mao. Mao. Mia sorella ha fatto i biscotti. Biscotti a forma di cuore. Quando mangio questi biscotti mi sento in colpa, perché sento sempre la voce di mamma che dice: sono pieni di burro, non mangiarli. Mary, la piccola pecorella. Mao,